Ma tu, Signore, fa di me la terra buona, tu coltivami e semina nel cuore la parola, Signore. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. L'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi veglia nella sua grazia. Sì, l'occhio del Signore, il suo amore, la sua immensità, la sua misericordia è fiume che scorre nel mondo e nella storia. Noi, come ci ha detto la lettera ai Romani, abbiamo ricevuto uno spirito da figli, non da schiavi per rimanere nella paura, non per rimanere schiacciati nella logica della sofferenza e della morte di questo mondo, ma abbiamo ricevuto proprio il dono dello Spirito che ci rende figli di Dio. E se siamo figli, siamo eredi, eredi di questo dono d'amore di Dio, di questa immensità che è Dio, di questo occhio d'amore e di misericordia che il Vangelo ha annunciato. Dal cielo non discendono fulmini, non discende un giudizio che condanna il mondo, ma l'occhio di Dio è misericordia e amore. Non ci ha resi schiavi, ma figli e eredi della sua grandezza e del suo amore. Quale Dio, dice la lettera, le letture al Deuteronomio che abbiamo ascoltato, quale Dio è così? Quale Dio avete conosciuto? Quale Dio è più grande e più immenso del vostro Dio? E proprio dentro questa icona oggi ci immergiamo, non per fare una meditazione teologica sulla Trinità, perché ci arrampichiamo sugli specchi. Sono solo realtà che tante volte, quando vogliamo spiegare il mistero, lo rendiamo banale, perché alla fine allora che mistero è? E diventiamo filosofi, diventiamo ciarlatani di Dio, ma Gesù non ci ha parlato in questo modo di Dio. Ma c'è il suo amore, ci ha parlato mostrandoci questo occhio di Dio, che è misericordia. Dio non si conosce con la mente, Dio lo si sperimenta nel cuore e nella vita. Dio non è qualcuno da incontrare come si incontra un amico o come si incontra una persona nella strada. Dio è un'esperienza che ti entra dentro e che abita dentro di te. Così ne abbiamo parlato e l'abbiamo contemplato nell'azione, nella festa di Pentecoste, nella solennità di Pentecoste. Un Dio e nell'ascensione, un Dio che si sgancia da quel corpo che noi l'abbiamo conosciuto come Gesù di Nazareth, e attraverso lo Spirito Santo Dio abita dentro di noi. Ma entriamo in questa pagina di Matteo, che per vedere la solennità di oggi proprio negli occhi del Vangelo e negli occhi di questi undici, vanno in Galilea, quella Galilea dove era iniziato tutto. Quella Galilea che sono i confini di Gerusalemme, quella Galilea dove la Chiesa diventerà la sua stazione definitiva, il mondo, i lontani, gli esclusi. Sono undici, e Matteo lo sottolinea, sono undici,
perché quel numero porta il dramma di Giuda, quel numero porta il dramma e la povertà della Chiesa e dell'umanità. Quell'undici è un segno vivente di quella che è la Chiesa e siamo tutti noi, fragili. Il dramma della croce, il dramma del tradimento. E sottolinea ancora Matteo, erano dubbiosi. Ma chi di Gesù ce l'avevano davanti? Qualche riflessione che ho letto è la stessa parola che si usa quando Gesù camminava sulle acque e Pietro fu dubbioso e sprofondava per quella paura. Noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi che cadiamo nella paura e nel dubbio, ma abbiamo ricevuto uno spirito che ci rende figli di Dio, coraggiosi, però ci portiamo il dramma di tanti dubbi, di tante incertezze. Il tradimento di Giuda ci ha sconvolto, la croce ci sconvolge, la sofferenza ci sconvolge. Ma Gesù gli indica di andare in quel monte. Ma quale monte? Non è sottolineato. Ma Matteo forse ci vuole fare riflettere e ci vuole spingere al di là di un monte fisico e geografico. Vuole portarci forse sul monte Sinai? Sì, ma non solo. Perché in Galilea c'è un solo monte importante e forse noi che ci siamo stati lo richiamiamo quel monte, no? Vediamo se ci arrivate. Ah? Monte delle Beatitudini. Ecco, è solo quel monte che c'è in Galilea, dove per Gesù è importante quel monte. Allora sì, da lì bisogna partire. Infatti Gesù dice andate, andate. E cosa significa beati dal termine Asherè? Avanti, avanti verso una strada di cielo, avanti verso una strada per diventare figli di Dio, avanti, avanti perché attraverso quel monte l'umanità salga verso Dio, verso il suo occhio, verso la sua immensità. Ecco cos'è Dio, è un Dio che ci spinge a vincere questo mondo, un Dio che è risurrezione, un Dio che ti innalza verso Dio. Dobbiamo andare in tutto il mondo, dicendo che Dio è colui che ci ha dato uno spirito che ci rende figli. E allora noi fragili, pieni di paura, ci portiamo il dramma della nostra umanità, ci portiamo il dramma di tanti tradimenti. Questa è la Chiesa. E se Dio si è fidato di questa Chiesa fragile, guardate l'immenso amore di Gesù che ha davanti a sé 11 scunchio tutti, perché tutti dubitavano, tutti erano lì, eppure ancora oggi manda noi. Noi vogliamo un mondo perfetto, vogliamo una Chiesa perfetta, vogliamo un governo perfetto, vogliamo tutto perfetto. E siamo sempre lì a criticare, giudicare, ma Dio ci ha scelti, Dio ci ha amati e ci ha dato ali per volare oltre questo mondo, ci ha dato ali per innalzarci. E allora noi andiamo fragili, pieni di dramma, pure Padre Mario, pieni di paure, pieni di fragilità, ma andiamo. Andiamo su quel monte dove beati i poveri, beati gli afflitti, beati, e battezziamo il mondo. Che significa battezzare il mondo se non farlo emergere? Falle emergere dalla morte, falle emergere dal dramma di questo. Questa è la missione della Chiesa. Non abbiamo altro da annunciare. Avanti, avanti. Beati, beati tu povero, tu afflitto, tu mite, tu che hai fame e sete di giustizia. Avanti, perché c'è un Dio che ti attrae a sé. Tu che ti senti schiacciato e afflitto, io ti battezzo nel nome del Padre, perché misericordia. Nel nome del Figlio, perché Lui ha vinto il mondo ed è risorto nell'azione dello Spirito Santo che ci rende figli di Dio e eredi della Sua immensità e della Sua gloria. Non abbiate paura. A me è piaciuto dirvelo in questa Pentecoste quelle parole di Giovanni Paolo II. Non abbiate paura, aprite, spalancate le porte a Cristo, rimaniamo uniti a Gesù. Dio è comunione, Dio è amore, e questo Dio, colui che ti rialza, colui che ti dà speranza, colui che ti battezza in questo mondo facendoti uscire dalle acque di quella Galilea, perché a Galilea c'è un monte ma c'è un lago, e su quel lago i discepoli avevano ricevuto un mandato,
fate, vi diventerete pescatori di umanità, li tirerete fuori, li indicherete il monte della vita e della vittoria. Allora questo è il tempo ordinario che stiamo riprendendo, se non altro la missione della Chiesa. Questo è il mese di maggio che stiamo vivendo, non altro che questo battesimo nello Spirito Santo. E questo è il compito di Maria. Noi così parliamo di Dio, perché così l'abbiamo conosciuto. Un Dio che è padre e madre, dirà Giovanni Paolo I, che ha quel cuore di padre, perché vuole bene tutti i suoi figli. E come un padre si versa e si china a guardare questa umanità per innalzarla a sé, ma un cuore di madre dello Spirito Santo, che è quella maternità di Dio, che viene fusa nei nostri cuori, che ci dà una vita come le nostre mamme, che ci porta in braccio, che ci dà il suo stesso cuore Dio. E non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive dentro di noi. E allora andate e insegnate tutte le cose che vi ho detto. Ecco, nell'amore del Figlio noi predichiamo la sua parola e la seminiamo nel mondo, perché la cosa più bella che Gesù ci ha detto prima di salire al Padre: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E che dirti oggi, Gesù, grazie per questa tua presenza. Noi non la cerchiamo nel sole e nel vento, non la cerchiamo solo nelle mura delle chiese, nei tabernacoli. Non siamo qui per ricevere te oggi, ma noi camminiamo con te per diventare presenza del tuo amore. Tu sei con noi tutti i giorni, sei accanto a me, sei dentro di me, non sei nel vento e nel sole, ma sei in quel vento e in quel sole. Io ti lodo e ti ringrazio perché percepisco la tua presenza, percepisco il tuo amore. E sai quando sperimento te, Gesù, quando dentro di me quella carta delle beatitudini, quella mappa delle beatitudini diventa il senso della mia vita, perché non mi volgo indietro, ma guardo sempre avanti e guardo te che mi indichi la strada, come ai discepoli di Emmaus. Nella notte la tua parola in questa terra mi fa vibrare il cuore, e nella sera, quando ormai tutto si oscura, nel dono dell'Eucaristia mi trasformo in te. Che bello, Gesù, che la tua presenza mi accompagna. Che bello, Gesù, che la tua presenza mi eleva. Che bello, Gesù, che dire oggi: grazie, Padre, che ci hai tanto amato perché hai mandato nel mondo il tuo Figlio. E il dono del tuo Spirito me lo fa sentire presente e accanto. Che dirti oggi, Gesù? Quello che forse diciamo nei messaggi WhatsApp a chi vogliamo bene, sì, te lo diciamo anche noi con semplicità: ti vogliamo bene, Gesù, ti amiamo con tutto il cuore. Grazie, oh Padre, del tuo amore, grazie, oh Gesù, della tua parola, grazie, oh Spirito, che ci hai fatto il dono di diventare figli di Dio. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Ma tu, Signore, fa di me la terra buona, tu coltivami e semina nel cuore la parola, Signore.